se facesse naufragio, che cosa non dovrebbe mancare sulla sua zattera per poter sopravvivere? Il burro di cacao alla ciliegia. Sai quanto ti serve? Con chi vorrebbe tanto naufragare travolta da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto? Con te, Dario. Falso. Però anche con l'uomo che amo. Ah, quella solita cosa. Invece chi o che cosa butterebbe subito ai pescecani? Vabbè, a questo punto te, soprattutto. Qual è il pesciolone che non ha mai abboccato al suo amo? Quello che non ho neanche provato a pescare. Sì, la volpe l'uva, eh? No. Forse sbaglia esca. Che cosa usa di solito? Non lo so. Senti, ma con quegli occhiali che girano non è che poi parti, tipo Elica? Senti, sta affogando, da chi vorrebbe essere salvata? Oddio, non lo so, da un... No, oddio. Non lo so, questa non la so. Questa non la sa. Oh. Ma poi passiamo alla geografia. In che situazione abitualmente si sente un pesce fuor d'acqua? In tutte. Ah, qual è il pesce che la rappresenta di più? Pesce martello, pesce cane, pesce pagliaccio, pesce sega, pesce palla. Il pesce che mi rappresenta di più. Non ne conosco tanti di pesci, però il pesce... Io farei il pesce insicuro, eh? Il pesce che non lo sa.